No, fermo, non è il solito video dove io mi metto qui a dirvi quanto sia meraviglioso Monkey Island e quanto sia emozionato per l'arrivo di Monkey Island. È un discorso un pelo differente perché va, secondo me, affrontato il discorso di Return to Monkey Island di Roy Gilbert anche in una maniera forse un po' realista. Ma andiamo con ordine. È stato annunciato il suo arrivo il 1° di aprile, sempre da Rob Gilbert, quindi il creatore di Monkey Island 1 e 2. Papà, insomma, di Monkey Island, ma non soltanto. E tutti pensavamo fosse uno scherzo, il classico April Fool's, no? Il pesce d'aprile. E l'abbiamo fatto passare un po' in sordina. Poi continuava a spammare sta roba e ieri è saltato fuori, come avrete visto praticamente ovunque, su qualunque canale di gaming presente sulla piattaforma, gente che si strappava i capelli e che gridava: è tornato Monkey Island di Rob Gilbert. Io sono tra quelli, sia ben chiaro. Però, dopo aver visto appunto il, chiamiamolo, il teaserino di Return to Monkey Island di Digital Devolver con Lucasfilm Games e anche con la partecipazione di Terrible Box, sempre comunque appunto di Roy Gilbert, mi sono fatto due domande, ovvero: sto guardando tutto questo hype, sto guardando tutto questo amore per il ritorno di uno dei brand più iconici e più meravigliosi della mia infanzia, che però nel 2022, al di là del fatto indie, non indie, Devolver Digital che sta facendo dei lavori eccezionali che io adoro, che è di una genialità e di una lungimiranza su alcune cose meravigliosa, ha uno spot, cioè ha possibilità, ha senso un'avventura grafica seppur così importante, così iconica? E diciamo che il mio cervello ha fatto molto "quante vite avrei", molto bivio, no? Perché da un lato sto vivendo quell'euforia, quell'emozione. Io pensate che quando andavo a scuola, no? Andavo da bambino alle elementari, verso la fine delle elementari, io cercavo di giocare con i miei compagni di classe non nerd, che chiaramente non la prendevano bene, ai duelli di Gash Triplud di Assalto ai Velieri con il Parlé, no? E mi ero segnato tutte le frasi e io a loro gli dicevo che cosa dovevano rispondere e loro giustamente mi mandavano a quel paese. Però ha un'importanza all'interno del tessuto di un videogiocatore che si è formato negli anni 90 assieme appunto a tutto il pacchetto LucasArts, che mi fa venire in mente: sì, è arrivato il momento nel 2022 di tornare su Monkey Island con un gioco fatto da Ron Gilbert e far vedere alle nuove generazioni quanto può essere figo, interessante, eclettico e da un certo punto di vista geniale l'esperienza dell'avventura grafica d'autore fatta in quel modo lì. E non ci trovo neanche, difficilmente mi si può trovare qualche falla su questo ragionamento. In più, Devolver Digital, che comunque è la maestra dell'indie in questo momento, l'indie comunque ha un suo universo, ha un suo ecosistema che continua e grazie a Dio sopravvive, e dove spesso noi, quando andiamo a cercare qualcosa di originale, che dalla nostra stanchezza, dal tripla, doppia, andiamo a pescare appunto il famoso cestone delle offerte, quando poi trovi ogni tanto la perla. Però dall'altro canto invece vado a pensare come potrebbe invece essere un po' fuori tempore, come magari la mia concezione, la mia impressione, il mio ricordo, ed è successo purtroppo recentemente anche con altri titoli, remake, remastered o comunque sequel, possa andare incontro a un invecchiamento, a un mutamento. Non è il cucchiaio che si piega, ma sono io che mi sto piegando, e mi faccia rischiare di avere un sapore amaro nel rigiocare un'avventura dal quale io ora ho delle aspettative gigantesche. Cerco di girare questo ragionamento in maniera più umana. Com'è invecchiato Monkey Island? Cioè, al di là dell'esperienza Monkey Island 4, che è stata un'esperienza ok, ma io sono lo stesso giocatore di quando ero ragazzino? Ho di nuovo quella passione per i punte clicca? No, la verità è quella. Ho dei ricordi incredibili di Monkey Island e mi riguarderei, ho rivisto dei video recentemente dove mi faccio delle risate assurde, il pollo di gomma con la crucola in mezzo e mille altre cose. Sì. Sarei in grado nel 2022 di rigiocarlo e godermelo allo stesso modo, nonostante sia cambiato il mondo intorno a me, sia cambiato io? Ho paura. Ho paura, la verità, e forse il titolo di questo video sarà proprio "Ho paura di Return to Monkey Island". Perché non lo so, ho il terrore veramente da questo punto di vista. Ed è un terrore che, se ci pensate, è corroborato da esperienze, no?
quanti abbiamo visto, ora al di là di Final Fantasy VII, che invece è una delle poche esperienze positive di ritorni di brand o di remake, recentemente ci siamo resi conto che alcuni titoli erano invecchiati male o avevamo delle aspettative più alte, avevamo delle dei ricordi maggiori. Pensate un po' a Medieval, no? Personalmente io non ho apprezzato tantissimo, più che altro che non l'ho apprezzato mi sono reso conto, cavolo, ma io amavo sta roba un po' di tempo fa, mentre adesso sto facendo un po' fatica. Chiaramente ragazzi è tutto giudizio personale, sia chiaro, non sto assolutamente mettendo in dubbio il valore dell'opera, cioè sarei un pazzo psicopatico, da giocatore di Grim Fandango, Day of the Tentacle, Maniac Mansion e Indiana Jones, cioè io li ho giocati tutti quelli lì, nei loro scatoloni di plastica. Però quello che mi pongo, la domanda che mi pongo è: potrebbe a me in questo momento far tornare quelle vibe? Potrebbe interessare, forse potrebbe essere più interessante per una persona più giovane che non si è mai approcciata al punte clicca, seppur punte clicca è complicato forse nel 2022, ma di questo voi magari mi potete scrivere voi qualcosa nei commenti, rispetto che al vecchio nostalgico che ha un'aspettativa tale, un'expertise tale e un occhio clinico tale che potrebbe rivelarsi essere complesso. Comunque uscirà nel 2022, quindi uscirà quest'anno. Apparentemente c'era al lavoro da ormai 2 anni e forse mi sto fasciando la testa troppo prima di romperla. Sapete, quando ci si innamora di qualcosa, quando si ha l'amore per qualche prodotto, per qualcosa che non è solo un prodotto, non è solo un gioco, è una parte della tua vita. Perché se io penso a Monkey Island, io penso a mio papà, io penso il computer dove era posizionato all'interno del mio salotto quando abitavo nella vecchia casa, penso all'odore del... mi emoziono, all'odore del... come si chiama? Del libretto, della carta, del cartone che continuavo ad aprire e chiudere perché volevo guardare quando non avevo tempo di giocare o non potevo giocare, le immagini. È un ricordo, è una parte di noi, e a volte le parti di noi passate belle sono così chiuse in compartimenti stagni che forse è meglio non toglierle col non aprirle col flessibile e togliere il sigillo, perché l'aria che si era rarefatta e che si era stipata dentro, quell'odore che noi ricordavamo, magari in verità andando via perde un po' tutta la magia. Non lo so, sono molto molto combattuto. Sicuramente in verità, ragazzi, sono soltanto io che mi faccio delle pippe mentali, sarà un gioco divertentissimo. C'è anche oltretutto il doppiatore, cioè c'è Dominic Armato, ragazzi, che ritorna a fare Gabriel Stripod. Ora voi magari non avete giocato all'1 o al 2, avete giocato al 3, che era comunque, vabbè, al di là poi di quelli remake che erano comunque localizzati e doppiati, però nel senso, il mio consiglio, dategli un try. Io farò lo stesso, spero di essere smentito, di non questa mia paura vada a svanire. Ma l'invito che vi faccio è quello di tenere sott'occhio Return of Monkey Island, riprendere Monkey Island 1 e 2, lasciate stare pure anche il 3, ma lasciate stare pure il 4, e poi buttarvi e provare questa esperienza targata Lucas Game e Digital Evolver. Detto questo, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Lo so che è un video un po' così di petto, di getto, di cuore, non è molto tecnico, anche perché non c'è tanto da parlare di tecnicismi, e dovremmo poi, se dovessimo andare a parlare dell'esperienza punte clicca e tornare indietro, dovremmo veramente, ragazzi, aprire, cioè non è un video, diventa un documentario infinito di cui non sono neanche poi così tanto preparato, perché parlarvi di Full Throttle, cioè veramente ci vorrebbe veramente un sacco di tempo. Però ci tengo a sapere magari la vostra opinione, se siete anche dei super appassionati o se non avete mai sentito parlare di questo titolo, o se avete mai sentito una musica di questo titolo, andate a guardare. Vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like e a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutti i giorni, c'è la programmazione settimanale ogni volta su Instagram, ma comunque ve la posto anche qui sulla community. Quando vado live, lo sapete da una storia o dal tab community qui, visto che Twitch decide di non mandare mai le notifiche. Inoltre sono anche su TikTok, ho cominciato una nuova rubrica, l'annusatore di manga. So che fa ridere, ma è il mix tra Cristian l'annusatore e Alex Porfam, però facendo le recensioni dei manga in base al loro odore. Fa ridere, magari per voi è una trashata, a me diverte. Detto questo, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. United State of Zerga. Ciao ragazzi.